Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi allenamento Total Body per chi come me magari si trova in un momento in cui non ha una vera e propria routine di allenamento, ma riesce a dedicare magari una volta ogni tanto del tempo ad allenarsi e quindi vuole fare un po' tutto. Quindi oggi faremo 4 mini circuiti da 5 minuti, uno focalizzato sull'addome, poi passiamo all'upper, alle gambe e poi alla fine un circuito da 5 minuti di quegli esercizi composti, completi, che piacciono a me, per quindi un totale di un workout di 20 minuti. Io lo farò una volta perché ho appunto 20 minuti da dedicare, quindi let's go! Iniziamo con l'addome. 5 minuti. Facciamo 5 esercizi, un minuto per esercizio senza pausa. Iniziamo con dei crunch. Let's go. Chiudo le mani dietro. Tiro su. Questo è perfetto per chi quando fai crunch sforza il collo, perché essenzialmente il collo lo appoggia il braccio. Ok? Di nuovo, tabletop, quindi appoggio bene la schiena, gambe a 90 gradi, porto giù. Mi raccomando, la schiena sempre attaccata al pavimento. Dieci secondi. Ok, si inizia con metti i piedi a ranocchia, salgo su, dietro le mani. Quando salgo, cerco di aprire il petto e arrotondo la schiena. Il fatto di portare dietro le braccia allunga l'addome in questa fase, che poi noi andiamo a contrarlo in quest'altra. Ok, adesso il Russian twist, quindi da qua posso tenere le gambe appoggiate o sollevarle e giro. Fatelo piano, più piano è fatto più è doloroso.
attimo per l'addome, plank. Sono già passati 5 minuti. Plank, mi raccomando, bacino basso, porto tutto il peso sulle spalle, stringo l'addome. Riposiamo un minuto, abbiamo finito il circuito dedicato agli addominali, adesso passiamo al circuito dedicato all'upper body. Allora, inizio facendo dei piegamenti, ok? Quindi un minuto di piegamenti, bellissimo. Piegamento, mi raccomando, si parte da terra, braccia al lato del seno, prendo un respiro e salgo spingendo tutto il corpo come un tronchetto, quindi da qui salgo su e scendo. Questo è un piegamento. Per un minuto probabilmente non riusciremo a farli per un minuto di fila, quindi nel momento in cui sentiamo che non ce la facciamo più, invece di farlo male, quindi invece di farlo così, non so, così, appoggiamo le ginocchia e continuiamo a farlo bene. Quindi qui tengo giù le ginocchia, tengo giù i piedi, ok? Stringo l'addome, stringo i glutei. Un minuto. Let's go. Appoggio leggermente i glutei, mi tiro su. Troppo.
testa. Adesso l'assassino, commandos. Non ce la farò mai. Let's go. Abbiamo l'ultimo, walking plank. Avanti, dietro. Pausa. Si vede che questo è un periodo in cui il massimo sforzo che faccio è racchettoni. E un po' di verticali sulla spiaggia. Ok. Allora, finito il secondo circuito. Adesso diamo un po' di riposo all'addome. Ma no, l'addome non tanto, ma soprattutto alle spalle. L'addome lavora sempre comunque. E facciamo gambe. Quindi 5 minuti, 5 esercizi. Sapete che quando faccio gambe a corpo libero mi focalizzo principalmente sui glutei perché ho capito che è quello che funziona meglio sul mio corpo. Per allenare la gamba intera utilizzo carichi pesanti, cercando di lavorare sulla forza esplosiva piuttosto che andare a stressare a lungo tempo il muscolo, come si fa ad esempio quando si fanno i glutei, quindi 20-50 ripetizioni di un esercizio. È una cosa che non faccio mai solitamente per la mia gamba, perché ho notato che questo tipo di esercizi sulla mia gamba mi vanno soltanto a gonfiare. Però in questi giorni non ho carichi, non ho neanche il mio orsetto e il pesetto, quindi ci sarà qualche esercizio che va anche a lavorare sul quadricipite e un po' a sforzarlo. L'importante poi è riposare nei tempi giusti. Io probabilmente la prossima volta che farò un altro allenamento così sarà tra una settimana, due, quindi ci sta. Ora, chiacchierato abbastanza, iniziamo con questi 5 minuti di gambe. E iniziamo facendo dei prisoner squat, partendo da qui con le mani davanti, salgo in squat e scendo e poi cambio gamba, ok? Quindi 3, 2, 1, let's go. Thank you.
facciamo gli affondi incrociati dietro, quindi da qua affondo dietro, su, ok, let's go. Riprese un po' precarie per questo video, ma dettagli. Non ci stanno, mettermi così. Un minuto passato, passiamo adesso alla parte più interessante, i glutei, con un ponte a una gamba, qui da qui, porto su e spingo. Per renderlo più difficile potete anche mettere il piede su un gradino. Mi raccomando, spingete tramite qua. Adesso l'ultimo per dare il colpo di grazia, un ponte normale, se avete una banda elastica meglio, io ce l'ho di là, non voglio andare a cercarla. Quindi, qui. Mi concentro a sentirlo qua. Se lo sentite nei quadricipiti, spostate i piedi. Siamo quasi, mancano gli ultimi 5 esercizi, allora facciamo un minuto di pausa
E questi esercizi saranno quelli lì completi che abbiamo imparato in quarantena e che adesso ci portiamo avanti perché ci sono piaciuti a tutti. Sì. Giro, appoggio e spingo su, torno indietro, giro, qua, giro, appoggio, spingo su, ok? Quando spingo su, bello potente, così si sente anche attraverso i glutei. Un minuto. Esercizio abbastanza semplice, quindi da qui salgo su e tocco, tocco, quindi un minuto. Quando scendo, scendo tutte insieme, poi mi alzo tutte insieme. Apro, chiudo, salto dentro in squat, tiro su, ok? Aspetta Jimmy! Entra. Spero che voi l'abbiate fatto tutto nonostante
Abbiamo gli ultimi due esercizi, 2 minuti e abbiamo finito, Jimmy. Poi possiamo andare a cena. Vado in doccia. Vai, passa. Adesso facciamo il rotating bar through. Se lo ricorda qualcuno, io più o meno. Quindi, rispetto a quello di prima, non cambio molto l'inizio perché è sempre quadrupedia. Mi giro, porto un piede avanti, lo stendo e tocco. Da. Vedi anche di qua. Da. Ok? Abbiamo 1 minuto di questi. Let's go. Quindi quadrupedia. Si staccano le mani e il braccio. Si stacca la mano e la gamba opposta. E torno indietro. In questi movimenti il braccio e la gamba opposta lavorano insieme per dare equilibrio. Adesso l'ultimo esercizio, sempre si lavora opposto, quindi in quadrupedia alzo il braccio e la gamba opposta e stendo, torno indietro e stendo e giù e cambio, avanti, sotto, avanti. Potete decidere di farlo anche partendo da una posizione di plank, è più difficile. Quindi da qui stendo, chiudo, stendo, giù. Io lo faccio la posizione quadrupedia, anche perché preferisco controllare di più il movimento rispetto a farlo così un po' come avete visto fatto quest'ultimo e non riuscire a controllarlo benissimo. Quindi 1 minuto. Bene, allora, workout completato, spero che vi sia piaciuto, io sto sudando, eccola lì la gocciolina, giuro che mi state motivando un sacco, meglio, a me motiva un sacco fare questi video perché non nego che tutti i video workout che avete visto in questi ultimi settimane / mesi corrispondono ai workout che io ho fatto, quindi non ne ho fatti tantissimi. E causa vari spostamenti, movimenti, e vacanze o comunque andare a stare un po' con i miei, stare un po' con Jimmy, fare andare sui montagne, eccetera. Quindi devo dire che se faccio il video ho un'ulteriore motivazione per allenarmi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video.